cui la scuola è chiamata a compiere una rivoluzione, ma appunto si interfaccia con dei concetti che sono definiti diciamo in modi diversi da appunto soggetti diversi. Tra conoscenze e competenze c'è invece un effetto sinergico, nel senso che quanto più un ragazzo conosce, tanto più diventa competente, tanto più ha desiderio di conoscere. C'è una relazione stretta tra conoscenze e competenze, ma ci deve essere una relazione stretta anche tra chi si occupa di insegnare, educare, formare, no? Quindi la relazione che c'è tra docente e discente è fondamentale, ma tra docente e docente io insisterei un pochettino anche su questo. Cioè, come la mia disciplina è una modalità per stimolare sempre di più la riflessione su chi sono io dell'alunno e su come la disciplina diventa una strada per introdurre gli alunni a quella che è la complessità della realtà. Dobbiamo dare spunto a loro di farsi delle domande più che dare noi delle risposte. E i contenuti, quindi le conoscenze, devono essere funzionali all'acquisizione della competenza. È nato un approccio dicotomico, diciamo, che vede da una parte una didattica disciplinare e dall'altra una didattica per competenze contrapposte tra loro. E questo non aiuta la scuola nel suo processo sicuramente appunto di cambiamento.